Ciao a tutti, sono Erika. Se mi stai guardando in questo momento, probabilmente vuol dire che hai già visto il video precedente a tema relazioni e amicizia. Nel caso in cui non l'avessi ancora fatto, questo video fa parte di una serie di video dedicati al superare la timidezza e al creare rapporti con altre persone, anche quando si hanno problemi nell'interagire con persone che non conosciamo. Perciò ti consiglio di andare a recuperare il video precedente su questo argomento. Te lo lascio qua sopra nelle info nel caso ti servisse. E se sei nuovo su questo canale ti ricordo di iscriverti, attivare la campanella, mettere un bellissimo mi piace a questo video e seguirmi su tutti i social di cui trovi il link qua sotto nell'info box. Ora bando alle ciance e iniziamo con l'argomento di oggi. Dunque, dopo tutta questa intro in cui comunque vi passavo già dei consigli secondo me davvero molto utili, che se io potessi tornerei indietro a darli a me stessa, davvero, perché ci credo in modo particolare. Ora passiamo a degli aspetti un pochino più pratici su come approcciarsi alle altre persone e fare una buona impressione e riuscire a creare dei bei legami. La primissima cosa che dovete imparare è che quando volete instaurare un rapporto con altre persone, tutto quanto deve riguardare l'altra persona e non voi, quindi dovete dire meno io faccio, io sono, eccetera. E lo so che sembra un po' controsenso, perché in realtà nei miei video io parlo tantissimo di me, ma è soltanto per utilizzare la mia esperienza per mostrarvi un'applicazione pratica delle cose che vi spiego a livello teorico, ecco. Però nelle relazioni è importante interessarsi genuinamente all'altra persona, quindi mi raccomando, se fate delle domande sull'altra persona va benissimo, ma devono essere sentite, deve veramente interessarvi quello che sta dicendo l'altra persona, quello che fa l'altra persona, come si sente, perché sta ragionando in un certo modo. E ovviamente non siate stressanti e soffocanti, perché capita anche che ci sono persone che veramente non capiscono quando stanno oltrepassando i limiti e stanno superando quella che è la zona di comfort dell'altra persona. Oppure, per esempio, quando si è uno davanti all'altro non rispettano la sfera prossemica dell'altra persona, ovvero magari si avvicinano troppo e quest'altra persona non si sente proprio a suo agio stando così tanto a contatto con un'altra persona. E quindi bisogna avere rispetto dei limiti altrui, però mostrare comunque interesse nei loro confronti e essere amichevoli in maniera disinteressata, cioè non dovete aiutarli perché sapete che questo vi porterà dei vantaggi, anche se effettivamente poi lo farà, ma dovete farlo per il puro piacere di farlo, dovete proprio provare gioia e amore nel prendervi cura delle altre persone. Un'altra cosa che ho imparato a mie spese è stata quella di non giudicare le persone e neanche voi stessi, perché se giudicate voi stessi automaticamente mettete un muro davanti agli altri, perché se voi non vi vedete in maniera positiva, gli altri faranno molta fatica a vedere le vostre doti, le vostre qualità e i motivi per cui dovrebbero avervi tra i loro amici. Inoltre, voi vi sentirete meno a vostro agio, quindi sarà più difficile magari superare la timidezza e rompere il ghiaccio quando gli altri non hanno il coraggio di farlo. Perché spesso si tratta proprio del fare la prima mossa, magari c'è quell'atmosfera un po' imbarazzata per cui tutti vorrebbero parlare ma nessuno sa come fare, quindi quei casi sono la vostra opportunità di interrompere il modulo della situazione e farvi notare rompendo il ghiaccio, appunto. Però, come ho detto prima, dovete credere in voi stessi, avere autostima, il che non vuol dire darsi delle arie, ma semplicemente avere fiducia nelle proprie capacità e credere di poter influenzare il mondo o l'ambiente che ci circonda, perlomeno in maniera positiva, magari con un sorriso, una parola di incoraggiamento e cose del genere. E se avete problemi di autostima, forse ne ho già parlato in altri video, ma comunque un consiglio super veloce che vi posso dare è quello di vestirvi con cose con cui vi sentite a vostro agio, perché molto spesso quando ci sentiamo insicuri, partire dall'esterno aiuta tantissimo a sentirsi un pochino meglio e soprattutto più a proprio agio nell'ambiente. Pensate già solo al fatto che se andate a una festa in maschera, vestiti normalmente, tutti sono travestiti da altro, magari vi sentirete un po' fuori luogo. Oppure se vi vestite in modo particolare, come se doveste andare a una festa in maschera
ad un colloquio di lavoro, ecco, magari non vi sentirete così tanto nel posto giusto al momento giusto, e quindi l'abbigliamento, il vostro mindset contano tanto per riuscire ad intervenire in queste situazioni in cui potete creare dei rapporti nella maniera più efficace possibile. E non giudicate gli altri, perché se pensate a prescindere di sapere tutto su un'altra persona senza neanche magari sapere il suo nome, solo perché si veste in un determinato modo, automaticamente metterete dei muri, dei paletti, per cui non riuscirete a conoscere le cose positive di quella persona, e poi magari scoprirete che in realtà era un principe super importante travestito da Aladdin perché è giusto così e voleva che le persone lo apprezzassero per il vero sé e non per l'apparenza. Che ne sapete? Anche perché, come vi ho detto prima, in passato mi è capitato di sentirmi giudicata e criticata per cose che magari non avevo neanche fatto o minimamente lontanamente pensato. Queste persone magari non sapranno mai di aver pensato di una persona che in realtà voleva il loro bene solo perché si sono fermate all'apparenza e non hanno saputo mettersi in gioco e comunicare con le altre persone e cercare di chiarire laddove ci sono delle incomprensioni. Infatti è importantissimo parlare delle situazioni critiche, soprattutto nelle relazioni strette, perché se non vi dite le cose, a lungo andare si creeranno dei muri che saranno poi davvero complicati da abbattere. Perciò, prima di iniziare a costruire muri, cerchiamo di affrontare un mattone alla volta e di chiarire tutte le possibili incomprensioni che ci sono senza creare grossi pasticci. A questo proposito, io cerco di seguire la regola generale del sii gentile sempre con tutto e con tutti. Cerca di essere comprensivo, perché siamo umani e può capitare che anche la persona più buona e gentile del mondo abbia quella giornata no in cui sarà scorbutica e magari penserei che sia antipatica, però in realtà è solamente che magari veramente sta affrontando la giornata peggiore della sua vita, ha perso qualcosa di importante, qualcuno di importante, e siamo umani, può capitare. E se sei gentile perché lo vuoi veramente, non perché deve essere una cosa di facciata, ovviamente. Col passare del tempo sono convinta che tutti, anche le persone con i pregiudizi maggiori, cambieranno idea sul tuo conto e si renderanno conto che tu sei mosso veramente da buone intenzioni e non da una falsa generosità o cose del genere. Altra cosa che ho imparato dal mio periodo di solitudine è stata quella di imparare nuovamente a rendermi vulnerabile, perché ovviamente quando ti fanno male a livello sentimentale e la tua fiducia viene tradita, diventa molto difficile tornare a fidarsi di tutte le persone in generale, non solo di una, due o tre persone. E quindi io ho dovuto, diciamo, rieducarmi alla fiducia nei confronti delle altre persone e tornare a provare dei sentimenti. È stato molto difficile perché, come vi dicevo prima, per difendermi quello che la mia mente ha fatto è stato portarmi verso uno stato di apatia, per cui soprattutto quando ho iniziato di nuovo a recitare sul serio, il fatto di dover entrare a contatto con le mie emozioni mi ha causato non pochi problemi, perché c'erano dei problemi magari poco risolti con cui invece devo ancora avere a che fare. Però sto imparando, soprattutto in questo ultimo anno ci ho lavorato tanto, a rendermi di nuovo vulnerabile. Ho iniziato a piangere di fronte alle altre persone, cosa che per lungo tempo non mi sono permessa di fare, nemmeno di fronte ai miei genitori, per dire. E pian piano mi sto liberando di un sacco di cose che neanche pensavo di portarmi dietro, un sacco di zavorre che invece così, al posto di appesantirmi, mi rendono libera e mi permettono di connettermi maggiormente a livello emotivo con le altre persone. E quando ci si rende vulnerabili, le altre persone iniziano a fidarsi maggiormente di noi, inizieranno a confessarci magari dei loro problemi, a parlarci delle loro esperienze e a chiederci anche consiglio in determinate situazioni. E questa è la cosa più bella, perché se siete stati anche solo una volta veramente, veramente male, saprete che quando si sta veramente male ci sono delle volte in cui non si ha nemmeno più il coraggio di andare avanti, e l'unica cosa che ti permette di farlo è il fatto di avere delle persone a cui tieni e che vuoi poter aiutare,
il fatto di sperare di poter cambiare qualcosa affinché nessun altro al mondo debba più provare quella sofferenza che hai provato tu. Ok, un respiro. Torniamo sereni. È fondamentale rendersi vulnerabili in realtà per essere più forti. Il fatto di essere in grado di piangere di fronte agli altri, di mostrare le proprie cicatrici, per quanto possa essere difficile, come nel mio caso è quello che sto facendo io con voi, in realtà vi rende più forti, perché se avete il coraggio di fare questa cosa, nessuno potrà più utilizzare i vostri sentimenti nei vostri confronti. Se siete sinceri al 100%, non avrete niente da nascondere, nessuno vi potrà ricattare, potrete vivere in maniera serena. E se anche qualcuno avesse da ridire su quello che fate, voi comunque sarete a posto con la vostra coscienza e vi possono fare quello che vogliono, ma però non vi possono togliere la vostra coscienza che è a posto e la vostra serenità mentale, se voi non glielo permettete. Non permettete alle altre persone di mettere in dubbio chi siete, perché alla fine lo sapete solo voi, e anzi alle volte neanche noi ci conosciamo così tanto bene da poterci giudicare. Per cui traete le vostre conclusioni. Ciao! Se mi stai guardando in questo momento, significa che hai guardato tutto il video e sei pronto per guardare i video successivi sull'argomento delle relazioni e delle amicizie. Prima di continuare però ti ricordo di iscriverti al mio canale se non l'hai ancora fatto, di mettere mi piace a questo video e di commentare qua sotto con tutte le idee e domande che hai su questo argomento. Inoltre, se vuoi parlarmi in privato, puoi sempre contattarmi sui social, di cui trovi il link qua sotto in info box, e mi raccomando, seguimi anche lì. Detto questo, noi ci vediamo domani nel prossimo video di questa serie. Ciao!